che vengono apportate tutte le modifiche e tutte le integrazioni affinché il mondo della scuola e i suoi operatori possano avere le risposte giuste. Sono con noi presenti perché la nostra battaglia è la battaglia di tutto il mondo del lavoro italiano, i leader. Grazie a Valeria che ha ricordato la fatica, l'impegno, ma anche la grande soddisfazione del lavoro di ogni giorno delle scuole italiane. La parola adesso a Rino Di Meglio, che è il segretario generale della Gilda. Buongiorno colleghi, è bellissimo abbassate. Vedere questa piazza con le bandiere di diverso colore. Sono quelle di tutti i 5 sindacati rappresentativi e significano una cosa, che tra noi possiamo avere dei diversi colori, delle opinioni diverse, ma abbiamo dei valori fondamentali condivisi. E lo dice la collega là davanti, si abbassa la bandiera. E questi valori sono in pericolo, cari colleghi. Io ricordo che l'ultima volta che abbiamo tenuto la piazza insieme eravamo a Piazza del Popolo. Grazie. E ricordo che in quell'occasione bastava fare il nome di Brunetta e di Gelmini per avere i fischi. Oggi li ho risentiti, anche se i nomi sono cambiati, perché è bastato nominare il presidente del Consiglio Renzi. Oggi non siamo qui soltanto per difendere il contratto che non abbiamo da 7 anni, le retribuzioni che ci stanno facendo scivolare dal ceto medio verso il terzo Stato, perché questa è la nostra situazione economica. Stiamo qui soprattutto perché stanno anche tentando di calpestare la nostra dignità, perché quando si va a toccare qualcosa come la libertà di insegnamento, quando si vogliono trasformare i docenti in operatori dell'istruzione guidati da un super dirigente, benissimo, allora si sta mettendo in discussione anche la Costituzione. Io voglio adesso voglio leggervi una riga sola, un emendamento. A capo di ogni istituto è un preside che ne ha il governo. Io mi chiamo Serena Cerasetti e sono rappresentante del gruppo dei docenti mobilizzati, perché con l'organico funzionale i posti si sopprimeranno, noi saremo costretti a chiedere una mobilità su un rientrando nell'albo regionale. E questo ci renderà precari, perché appunto licenziabili.